Mentre la vita politica si è fermata in Italia, dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi, a Milano si lavora come sempre. È qui che l'ex premier è nato, dove ha iniziato la sua carriera di immobiliarista, prima di creare la più grande società privata di media in Italia. Il giorno del suo funerale abbiamo chiesto ai residenti locali cosa pensano della sua O scomparsa. sembra che avesse questa grandissima empatia e quindi sicuramente l'empatia. Il difetto, insomma, diciamo che come capo di Stato abbiamo avuto un biglietto da visita negativo per anni. La morte di Berlusconi lascia in bilico il futuro del suo partito politico e del governo italiano. Beh, qualcosa succederà, qualcuno dovrà prendere quella parte di elettorato, però forse in parte è già cambiato, nel senso che già la Meloni, secondo me, ha preso anche quel modo di comunicare, cioè ha studiato quel modo di fare politica. Anche dopo la sua morte, l'ex premier continua dunque a dividere il paese. I suoi funerali hanno attirato diverse migliaia di persone. Alcuni residenti si sono riuniti in piazza Duomo e hanno un bel ricordo di lui. Tralasciando appunto il fattore politico che appunto c'è chi poteva piacere a chi non poteva piacere, però a livello umano come persona Berlusconi ha lasciato molto alla città di Milano. Le opinioni degli italiani su Silvio Berlusconi e ciò che rappresenta e ciò che lascia sono decisamente contrastanti, ma qui a Milano le cose sono un po' diverse, questo perché il legame tra Silvio Berlusconi, la città dove è nato, ma anche le persone che ci vivono è sempre stato molto forte ed è sempre stato lui visto come qualcuno che ha fatto molto per la città, ma anche per la regione. Lo si vede anche dall'alto numero di persone che sono venute qui oggi per rendere omaggio all'ex presidente del Consiglio ed è qui che la sua famiglia ha deciso di celebrare i suoi funerali. Giorgia Orlandi, Euronews, Milano.